Oggi vi do l'opportunità di ricevere letteralmente soldi gratis. E poi non dite che non ve l'avevo detto. Basta semplicemente attivare questa carta, una carta prepagata, la carta Hype, per ricevere da un minimo di 10 euro a un massimo di 25 euro in base al piano scelto. E tutto questo in maniera completamente gratuita. Vediamo quindi nel dettaglio di cosa si tratta, perché è così smart questa carta e se effettivamente potrebbe fare al caso vostro. In poche parole, questa carta ci permette di cambiare, rivoluzionare il nostro modo che abbiamo di gestire i nostri soldi. È una carta che può essere attivata anche a un minorenne. Infatti dai 12 anni in su questa carta può essere richiesta. Ovviamente per minorenni ci sarà l'obbligatorietà di avere l'approvazione dei genitori. Ma è una carta particolarmente utile perché è una carta prepagata che permette quindi a un genitore, ad esempio, di poter ricaricare una cifra a piacimento su questa carta senza la necessità che il figlio possa andare in giro con troppi soldi contanti in tasca. È una carta smart, quindi una carta che può essere controllata attraverso un'applicazione e ci permette davvero di fare tantissime e tantissime operazioni. C'è la versione completamente gratuita, che è quella che ho io, la versione free, che ci permette di caricare per un massimo di 2.500 euro all'anno sulla carta e usufruire comunque di tantissimi vantaggi tecnologici smart che insieme all'applicazione rendono questa carta qualcosa davvero di insostituibile e ci permette di associarla direttamente alle applicazioni più diffuse per i pagamenti col nostro smartphone, quindi Apple Pay e Google Pay. Potremmo definire questa carta una carta a tutto tondo, perché in effetti ci permette non soltanto di avere una carta prepagata in tasca, ma uno strumento valido per poter organizzare i nostri soldi attraverso anche un codice IBAN che ci viene fornito insieme alla carta. Sì, perché è un misto tra una carta prepagata e un conto corrente a costo zero. Il fatto che questa carta quindi abbia un codice IBAN dedicato è davvero comodo per poterla ricaricare direttamente dal nostro conto corrente, specialmente se abbiamo bonifici a costo zero. Ma è anche utile perché possiamo effettuare un bonifico per ricaricare il nostro conto una volta che abbiamo ricevuto i soldi sulla carta o quando probabilmente non ci serve più avere il credito sulla carta stessa. Comunque abbiamo l'opportunità di prelevare da qualunque ATM in maniera gratuita. Potete soltanto immaginare la potenzialità di una carta di questo tipo, una carta che può essere ricaricata istantaneamente a distanza per qualunque esigenza. Un aspetto interessante è il fatto che questa carta giri sul circuito Mastercard e ci permette di effettuare quindi pagamenti direttamente online con la nostra carta gratuita. Inoltre l'applicazione di Hype, con la quale possiamo gestire praticamente ogni parametro della nostra carta, è davvero ben fatta, molto minimale, ma allo stesso tempo davvero efficace e facilissima da utilizzare. È composta da sezioni interessanti dove possiamo notare effettivamente quali sono i dati della nostra carta anche se dovessimo non averla in tasca con noi. È interessantissima la funzione che ci permette di passare il denaro in maniera istantanea da una persona all'altra. Infatti tutti i possessori di Hype hanno la possibilità con un solo click di passare da pochi centesimi a quanti soldi vogliono a un proprio amico, un proprio parente che in quel momento ne ha necessità. Sì, le funzioni oltretutto che vengono fornite con questa applicazione sono davvero svariate. Ad esempio c'è una sezione di cashback dove possiamo effettivamente acquistare da alcuni siti che hanno la partnership con Hype e ci permetteranno, in base alla tipologia di negozi, di ricevere una percentuale di denaro in restituzione sotto forma di omaggio o di buono sconto. Ci sono altre funzioni che effettivamente si possono sperimentare, come ad esempio la gestione del portafoglio Bitcoin e trasformare euro in Bitcoin in caso di necessità. Oppure ci sono altre funzioni che ci permettono di acquistare assicurazioni vere e proprie. Questa carta quindi davvero dà l'opportunità di avere tantissime funzioni e tantissime applicazioni smart e tecnologiche. Abbiamo l'opportunità ovviamente anche di poter con un semplice pulsante interrompere
l'attivazione dei pagamenti attraverso NFC e quindi disattivare la carta. Questo può essere utile sia in caso di smarrimento, ma potrebbe essere utile ad esempio anche soltanto per evitare che malintenzionati, con magari qualche strumento all'avanguardia, ci voglia rubare i nostri soldi semplicemente con un'apparecchiatura contactless. Una sezione davvero interessante è quella ad esempio dei risparmi. La sezione obiettivi ci permetterà quindi di stabilire un importo e una data entro la quale vogliamo avere quell'importo, così che giornalmente, in maniera automatica, l'applicazione accantonerà in un cassetto separato un quantitativo stabilito di soldi fino al raggiungimento del nostro obiettivo. Ed è interessantissimo che tutto questo ci viene fornito in maniera gratuita. Anzi, ci viene fornito un omaggio iniziale per attivare questa carta. Il bonus che Hype vi dà per la registrazione della carta attraverso il link che vi lascio in descrizione vi verrà erogato alla prima ricarica che fate sulla carta. È totalmente gratuito e soprattutto non ha alcun limite, quindi potete utilizzarlo a vostro piacimento. La procedura per l'attivazione è davvero banale e semplice. Si può andare o sul sito di Hype o direttamente dal proprio smartphone e attraverso un documento d'identità seguire qualche passaggio che ci viene indicato per ricevere direttamente a casa attraverso posta la nostra carta prepagata. Nonostante il piano gratuito forse sia quello che fa più gola alle persone che iniziano a provare questa carta, è anche vero che sono interessanti gli altri due piani che Hype stesso fornisce. Il piano Plus, che prevede di poter ricaricare la carta sempre annualmente per un massimo di 50.000 euro, e il piano Premium, che si avvicina un pochettino di più a un classico conto corrente. In effetti ha una ricarica illimitata e invece di avere una carta prepagata come questa, si riceve una carta di debito a tutti gli effetti. Il costo ovviamente per i due piani corrisponde per il piano Plus a 1 euro al mese, mentre per il piano Premium 9,99 euro al mese. Ovviamente anche l'omaggio iniziale che viene fornito cambia. Infatti per il piano gratuito vengono forniti 10 euro di omaggio, per il piano Plus vengono forniti 15 euro di omaggio, mentre per il piano Premium vengono forniti 25 euro di omaggio. Beh, come al solito, se il video è stato di vostro gradimento e avete trovato interessante quello che vi è stato detto, vi invito a mettere un mi piace e iscrivervi al canale. In questo modo ci possiamo rivedere in un prossimo video.